Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Homeless, una delle tante persone che vive in strada e che un giorno ha deciso di caricare diversi video sulla piattaforma di YouTube. Oggi di cosa parliamo? Parliamo, narriamo, narro una storia che riguarda la pizza, o anzi la serie di pizze più disgustose che in 4 decenni abbiamo mangiato. Sto parlando non di una pizza particolare, nel senso, che ne so, un gusto particolare tipo la margherita, la marinara, covaccino bianco e via dicendo. No, sto proprio parlando di una pizzeria che produce pizze al sapore di vomito. Non sto scherzando. Allora, non vi preoccupate, non dirò il nome di questa pizzeria perché non mi permetterei mai. È una pizzeria da asporto, non vi dico altro, perché chiaramente io le prendo da asporto il 99,9%. Però la verità è questa, sono pizza al sapore di vomito, di vomito. Chiaramente il vomito non è quello fresco, quello che comunque uno rigetta e poi subito sale in cielo, no, è di quello un po' più, come si può dire, non è lieve lieve il sapore del vomito, proprio il gusto, proprio l'odore che viene dalla pizza, però non è troppo forte, è un po' più giù. È diciamo una via di mezzo, la classica via di mezzo che poi alla fine soddisfa tutti, tranne me, vabbè. E la verità, non vi sto dicendo una bugia, tutte le pizze che ho preso, che abbia mai preso da questa pizzeria da asporto, sapevano di vomito. Chiaramente la margherita è la non plus ultra del vomito, ve lo dico sicuramente. Poi chiaro, c'è salame, io prendo salame piccante, prosciutto funghi, quattro formaggi, però c'è sempre il vomito che aleggia, lo so, non è particolarmente bello fare un video del genere e parlare di queste cose, però è così. Ora, naturalmente, nascerà spontanea la vostra domanda: del tipo, sì, vabbè, la mangi una volta una pizza del genere, la chiudi, la metti nel cestino dei rifiuti e non le ordini più là. No, non è così. Perché non è così? Io sono anni che ordino là le pizze. Le prime volte, di tanti anni fa, in realtà avete presente quando c'è qualcosa che non vi torna, ma non sapete che cos'è? È uguale. Sapevo che aveva un sapore strano, però non riuscivo a metterlo a fuoco. Probabilmente il mio inconscio, il famoso inconscio, se ne rendeva conto, ma il mio conscio rifiutava l'ovvietà. Fatto sta che col tempo ho incominciato a dire: ma questo c'ha un odore, un odore, un odore, un odore. Alla fine ho capito che odore era. Era l'odore di vomito. Probabilmente è vero il fatto che se io non me ne sono accorto, è anche perché di solito quando mangio la pizza a sport mi guardo un film su YouTube. Sì, su YouTube, sul cellulare. Quindi poi io sono anche una persona che mangia un po' di fuga, con velocità. Quindi sì, c'è qualcosa che non torna, però uno butta giù, come si suol dire, tra virgolette, non si rende conto, non dico di niente, ma si rende di conto di meno, diciamo. Quindi tra il fatto che avevo il film da guardare e il fatto che mangio velocemente, non mi rendevo che sapore aveva, però col tempo l'ho capito. Ho capito col tempo. E nonostante questo vi dirò, le ho continuate a mangiare. Voi non ci credete, devo dire perché l'ho continuata a mangiare? Non lo so. Boh, sarò un masochista. Non lo so perché. Però guardate, le ho mangiate anche la settimana scorsa, una decina di giorni fa, un paio. Io vi giuro, sapevano di vomito. Non è bello un video come questo, lo so, però andava detto. Non vi dirò mai il nome della pizzeria, se no. Tanto. Anche perché insomma, non ha mai chiuso questi anni, quindi sicuramente, non lo so, forse è il mio olfatto che è diverso dal solito, boh, chi lo sa. Col passare del tempo, sai, magari l'olfatto mio ha preso un'altra strada, chi lo sa. Comunque, niente, io boh, spero di mettere fine a questa voglia di pizza che mi porta questa gente. Farò il possibile, però qui da queste parti pizzerie. Sì, vabbè, c'è varie pizzerie da asporto, quindi vabbè, non è quello il problema, però sai, ero abituato a quella. Però l'ultima volta è stato proprio il non plus ultra del gusto vomitevole. Bene, questo è quanto. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima e buona pizza a tutti.